Siamo qui a concludere questo seminario di sinistra anticapitalista, il primo appuntamento in presenza dopo 3 anni, da prima della pandemia, che non ci vediamo per un'occasione così. Abbiamo dovuto adattarci alle condizioni sanitarie di questi ultimi anni, abbiamo dovuto svolgere anche il nostro ultimo congresso online. Purtroppo ci siamo adattati, ma ovviamente non è bello, è tutta un'altra cosa rivederci tutte e tutti qui in presenza. Dobbiamo ancora lavorare perché altre compagne e compagni si riabituino a partecipare fisicamente ai nostri appuntamenti e a riprendere, diciamo, una militanza non più soltanto online, ovviamente anche quel livello va mantenuto, ma anche con la propria presenza. È stato difficile, ma siamo riusciti a organizzare, credo, diciamo, tutto sommato, con qualche ovviamente possibilità di migliorare, terremo conto le prossime volte. Siamo riusciti però piuttosto bene, credo, a organizzare questo appuntamento, anche grazie al contributo di alcune compagne, alcuni compagni che avete visto, diciamo, in questi giorni. Certo, godersi anche i dibattiti, ma stare dietro i tavoli dell'organizzazione per consentire a tutte e tutti noi una migliore fruizione di questo appuntamento. In particolare vorrei ringraziare Vilma, Laura, Michele, che sono avvicinati in questi compiti. Vorrei ringraziare le tante compagne e compagni che abbiamo invitato, che hanno accettato il nostro invito, ci hanno portato dei contributi importanti in questo seminario. Rivendichiamo come direzione nazionale la scelta di fare un convegno aperto all'esterno, quindi non solo alla partecipazione di simpatizzanti, ma anche ai contributi di quelle compagne e compagni con cui interloquiamo nella nostra attività politica. E credo che, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo visto come questa interlocuzione sia molto positiva e ci sia una sintonia sulle posizioni, sulle nostre posizioni politiche, che va ovviamente oltre la nostra organizzazione. Quindi credo che sia stato proficuo avere l'intervento di queste compagne e di questi compagni che abbiamo invitato, sia, diciamo, di altre organizzazioni politiche, ma soprattutto, diciamo, di esponenti di realtà sociali importanti. Ne cito solo uno perché, diciamo, è stato con noi tutta la giornata di ieri ed è intervenuto in due momenti, sia la mattina nel dibattito sul lavoro che poi nella tavola rotonda del pomeriggio, il compagno Dario Salvetti, che si è, diciamo, sottratto anche agli impegni pressanti di un presidio che va avanti da un anno alla GKN, poi ne parlerò dopo, per venire a discutere con noi nel merito, diciamo, delle questioni anche politiche che sono poste da una lotta sociale così importante come quella del collettivo lavoratori GKN. Ringrazio lui per ringraziare tutti, ma poi ovviamente, diciamo, ringrazio in particolare il compagno Andreu Coll, che diciamo, è venuto da Barcellona oggi a rappresentare la Quarta Internazionale del nostro dibattito, il compagno che si è fatto un viaggio più lungo per venirci a dare questo contributo. Lo ringraziamo davvero, davvero di cuore. Oggi, diciamo, che con questo appuntamento, questa nostra assemblea, che è già proiettata in un futuro modo, diciamo, di fare le cose. Voi sapete che stavamo discutendo prima della pandemia di sostituire in qualche modo il seminario autunnale, a cui siamo storicamente abituati come corrente storica della Quarta Internazionale in Italia, con un'iniziativa più aperta e, diciamo, si spera anche rivolta a nuove generazioni di militanti, che è quella dell'università estiva, come si fa già in altri paesi, come si fa in Francia, come si fa nello Stato spagnolo. Ovviamente, diciamo, non abbiamo potuto realizzarla già
da quest'anno, ma l'apertura di questo seminario, i contributi esterni che abbiamo avuto in questo seminario, credo che siano un primo passo, diciamo, verso la realizzazione di quel tipo di iniziativa che speriamo di poter realizzare già dall'anno prossimo. E ci lasciamo, diciamo, in qualche maniera alle spalle un periodo di vincoli sanitari per via della pandemia, ma la pandemia, diciamo, è tutt'altro che risolta. Vedete, i primi di giugno c'era una media settimanale di 15.000 casi di positività al giorno, questo è il primo giugno, il dato di ieri è di 50.000 casi, nuovi casi in un giorno. Quindi, nonostante sostanzialmente l'abolizione, che è tutta politica, diciamo, delle restrizioni sanitarie, perché erano poi oggettivamente, diciamo, diventate abbastanza insostenibili, difficili da far rispettare, però c'è una scelta politica di fondo, quella di convivere con una pandemia che è tutt'altro che superata. Le nuove varianti forse sono un po' meno aggressive, ma sono molto più diffusive, per cui si espandono in maniera molto più veloce, ma la sostanza, diciamo, politica, in particolare per quanto riguarda il governo italiano, è di far finta di niente. Cioè, dal nulla sarà come prima, no? Delle prime settimane, durante il lockdown, della percezione reale della gravità di una pandemia che ha fatto, diciamo, ormai non so il dato aggiornato, ma andiamo verso i 200.000 morti soltanto in Italia. Non è una cosa, non è una cosa da niente, sono dimensioni paragonabili appunto a quelle del 170.000, ma andiamo su dimensioni che sono paragonabili alla pandemia della spagnola d'inizio secolo, salvo il fatto, diciamo, che è passato un secolo, che le condizioni, diciamo, igienico-sanitarie, mediche, dovrebbero essere progredite enormemente. Ma in realtà non è così, perché, diciamo, dopo un progresso, in particolare in Italia, con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, c'è stato un taglio trentennale sulle spese sanitarie, una privatizzazione dei servizi sanitari che ha portato oggi il Servizio Sanitario Italiano oggettivamente a non essere in grado di rispondere a un'emergenza sanitaria come quella che abbiamo avuto. Allora si diceva niente sarà più come prima. La logica avrebbe voluto che si reinvestisse in sanità, che si potenziasse, si ricostruisse soprattutto una rete di medicina territoriale, di servizi pubblici per tutte e tutti, per prevenire e per curare e per implementare, diciamo, anche eventuali provvedimenti di emergenza come quelli che si sono resi necessari. Niente di tutto questo è stato fatto, ma soprattutto niente di tutto questo è in programma. Il PNRR, il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, anziché, diciamo, mettere in campo una serie di investimenti per andare a riparare, a recuperare i tagli che erano stati fatti, e viene utilizzato come una clava per fare ulteriori tagli. Quei soldi non vanno sull'assunzione di nuovo personale, sulla creazione di nuove strutture, sulla diffusione, diciamo, del servizio sanitario sul territorio. Vanno semplicemente a ingrassare i profitti delle aziende che magari devono vendere al servizio sanitario pubblico nuova strumentazione per digitalizzare la sanità, mentre nei fatti il personale continua a diminuire. E la stessa cosa si verifica nella scuola. Cioè, la pandemia ha fatto vedere come una cartina al tornasole che cosa è diventata la scuola oggi. È dovuta chiudere per 2 anni praticamente. Si è negato, al di là, diciamo, della propaganda della didattica a distanza, per cui poi si sono resi conto pure quelli al governo, diciamo, che era una buffonata. È stato negato il diritto all'istruzione per 2 anni. Ma perché? Perché non è possibile tenere, tanto più con una pandemia,
30 alunni in delle piccole aule, diciamo, che erano state costruite e pensate per me. Ma ha fatto vedere anche, diciamo, che è chiaro che una scuola con 30 alunni per classe è una scuola inefficace, è una scuola, diciamo, soltanto sulla carta, è una scuola che alimenta le diseguaglianze sociali anziché combatterle. E anche su questo il PNRR, voi pensate che intervenga sulla questione dell'affollamento delle scuole? No, anche questo, il PNRR è usato come una clava per fare ulteriori tagli alle scuole, la dimostra la vicenda del recente decreto sulla formazione degli insegnanti, che in realtà è finanziato con il taglio di 10.000 cattedre, cioè 10.000 insegnanti in meno nel futuro, per mantenere il parametro degli alunni per classe uguale a quello che c'è oggi. Nulla sarà come prima? No, purtroppo è tutto come prima e ancora peggio di prima, perché è aggravato da condizioni oggettive ancora più gravi, con il PNRR che però è servito a fare che cosa? Diciamo, a promettere, a calmare gli animi, soprattutto ad addomesticare i sindacati che, diciamo, con la promessa di questi finanziamenti che non arriveranno, diciamo, mai a cambiare la qualità dei servizi pubblici e a migliorare le condizioni del lavoro nei servizi pubblici, però sono stati buoni prima, durante e dopo la pandemia. Ancora sulla vicenda dell'ambiente, diciamo, la pandemia ci ha dimostrato come l'incuria, anzi la devastazione ambientale, possa portare, diciamo, a conseguenze disastrose, che non sono soltanto quelle della pandemia, perché ci sono paesi interi, soprattutto, diciamo, paesi poveri, che subiscono le conseguenze del cambiamento climatico, con inondazioni, con l'innalzamento del livello del mare, con la siccità, che oggi diventa un problema anche dei paesi ricchi. Oggi diventa un problema anche a Torino, dove si va verso il razionamento dell'acqua, anche a Milano, dove vengono chiuse le fontane per strada, tanto chi se ne frega se qualche senza fissa dimora crepa con 36 gradi di caldo. Oggi gli effetti del cambiamento climatico, di cui se ne sono fregati per anni e continuano a fregarsene, diventano tangibili, sono effetti immateriali sulla vita delle popolazioni, ma soprattutto sulla vita dei ceti più deboli, dei più poveri. La questione della riconversione energetica viene utilizzata come slogan, ma soltanto, diciamo, dove può servire a creare nuove occasioni di profitto, come sulla balla delle auto elettriche. Non è con le auto elettriche che si supera il problema dell'inquinamento e tantomeno il riscaldamento climatico. È su un diverso concetto di mobilità, che non è la mobilità individuale, per cui io devo andare al lavoro anziché prendere l'auto a gasolio o a benzina, un domani prendo l'auto elettrica e vado da solo al lavoro con 800 kg appresso di bagaglio di un'auto elettrica che per alimentarla ha bisogno dell'energia elettrica, e per produrla quell'energia elettrica, oltre che per stoccarla, devo aver bisogno di batterie che sono fatte, diciamo, con elementi che sono anche quelli estratti dai miniere con l'ipersfruttamento del lavoro, inquinanti eccetera, ma poi per produrla quell'energia elettrica come la produco? Quindi, anziché pensare a nuovi concetti sulla mobilità collettiva, sulla pianificazione urbana e della mobilità urbana, diciamo sempre il progettino che va a solleticare nuove occasioni di profitto, per esempio per l'industria dell'automotive, che fra l'altro, diciamo, va verso una crisi epocale. Soltanto in Italia si sono calcolate la perdita di circa 70.000 posti di lavoro nel settore dell'automotive. La GKN è soltanto un assaggio. Stellantis ha già fatto riduzioni di,
di personale, ma su questo veniamo dopo. Quindi mettiamo da parte, tanto più oggi con la scusa della guerra, mettiamo da parte qualsiasi ragionamento sensato sulla riconversione energetica, torniamo a produrre energia al gas, magari invece di quello russo prendiamo quello degli Stati Uniti, che però deve essere trasportato con delle navi e una volta arrivato a destinazione deve essere, siccome trasportato in forma liquida, rigassificato, per cui bisogna costruire nuovi rigassificatori, nuove grandi opere, nuovo inquinamento, cose per mandare avanti un sistema a combustione fossile che teoricamente dovrebbe essere, diciamo, spazzato via dalla faccia della terra. O ancora peggio, ritorniamo al carbone. Questa è la nuova vulgata. O ancora peggio, inseriamo il nucleare tra le energie rinnovabili, come se il nucleare fosse un'energia rinnovabile. No, non è un'energia rinnovabile, produce scorie che rimarranno lì nei secoli dei secoli. Questa è l'idea che hanno, altro che niente sarà più come prima. E oggi, usciti, ma non siamo usciti, da una catastrofe mondiale come quella della pandemia, si scatena una nuova guerra. Il 23 febbraio Putin annuncia, con un discorso che andiamocelo a rileggere, l'invasione dell'Ucraina, con un discorso che mette insieme una retorica zarista, un attacco esplicito a un pezzo di storia che non è un pezzo di storia russa, che è un pezzo della storia del movimento operaio internazionale, quello della rivoluzione d'ottobre, quello di Lenin, quello delle aspirazioni democratiche e socialiste di quelle donne e di quegli uomini che pensavano che tutti avessero il diritto ad autodeterminarsi, anche a costo di perdite territoriali, anche a costo di uscire da una guerra pagandone i costi materiali, perdendo territori, consentendo al popolo ucraino all'epoca di avere il proprio Stato, di autogovernare la propria entità politica. Putin torna, diciamo, alla retorica zarista, ma non possiamo dipingere Putin appunto come un antiquato zar, perché è molto moderna quella retorica, è la retorica dell'imperialismo. Putin riprende, rimaneggia e ci ripropone specularmente la retorica della guerra umanitaria, la retorica della guerra fatta per difendere il popolo ucraino, per denazificare addirittura, dandogli anche, diciamo, una coloritura da sinistra. È la stessa retorica con la quale i paesi imperialisti occidentali e della NATO in particolare sono andati a invadere, a depredare, a uccidere, a sterminare nelle guerre che si sono succedute nel mondo, in particolare dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Sono state ricordate l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera. Quindi la guerra in Ucraina è in primo luogo una invasione imperialista insopportabile da parte del governo russo di Putin. E quindi in primo luogo, rispetto a questo, noi gridiamo la nostra solidarietà al popolo che è stato invaso e alla resistenza che quel popolo sta opponendo rispetto all'aggressione imperialista. Su questo siamo stati chiari fin dal giorno zero, ma siamo stati chiari anche su un'altra cosa: non ci accodiamo alla retorica
degli imperialisti nostrani, alla retorica degli Stati Uniti di Biden, alla retorica della Gran Bretagna e neanche a quella del governo italiano di Draghi, che non hanno nessuna autorità per, diciamo, rifarsi oggi una verginità e schierarsi al fianco del popolo ucraino. Non è quello che stanno facendo. Stanno perseguendo i propri interessi imperialistici. Stanno trasformando e stanno cercando di sovradeterminare la giusta resistenza di un popolo con gli interessi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, in primo luogo, ma anche di alcuni pezzi dell'Unione Europea, di limitare la Russia, di costringerla in condizioni che sono quelle in cui era stata gettata da una transizione sconsiderata, anzi da una restaurazione capitalistica sconsiderata dopo il 91, e da limitarne, diciamo, le sue proiezioni internazionali. È la vecchia logica dello scontro interimperialista e noi in questa logica non ci stiamo. Noi siamo con il popolo ucraino, ma contro l'imperialismo occidentale, contro la NATO, così come contro Putin. E siamo soprattutto contro, per quello che ci riguarda in particolare in Italia, contro le politiche di riarmo. Perché la scusa dell'aiuto al popolo ucraino viene utilizzata per, diciamo, la vecchia idea, guarda caso, diciamo, in corrispondenza di una crisi di lungo periodo dello sviluppo capitalistico, con la vecchia idea che dalla crisi si può uscire con il riarmo, con le politiche di potenza. Oggi questo governo, con il consenso quasi totalitario, se escludiamo poche persone, alcune fra le quali le abbiamo invitate qui, con il consenso totalitario del Parlamento, ha deciso di aumentare le spese militari e di assecondare la richiesta degli Stati Uniti e della NATO di portarle al 3% del PIL. Ed è uno scandalo che oggi questo Parlamento voti l'aumento delle spese militari mentre si taglia la sanità, mentre si taglia la scuola, mentre tante risorse andrebbero deviate verso il risanamento idrico-geologico del paese, verso la costruzione di strutture che rendano sostenibile la vita e il rapporto delle persone con l'ambiente nel nostro paese. Per cui la nostra battaglia contro il riarmo, contro la costruzione di una nuova base a Coltano, lo abbiamo sentito ieri, l'altro ieri, da Ciccio Auletta. Sinistra Anticapitalista era in piazza contro la base a Coltano e continuerà su quell'onda, e speriamo si riesca a costruire un grande movimento contro la guerra e contro il riarmo in Italia. Un movimento che però ad oggi è ostacolato dalle caricature campiste di chi non si rende conto. Diventiamo impresentabili al pubblico, e giustamente non mi ricordo chi l'ha detto nel dibattito dell'altro giorno. Sono i campisti che vanno in televisione, così come erano i Novax che andavano in televisione un giorno sì e l'altro pure, a fare la caricatura di chi critica, a far vedere che se sei contro Draghi sei uno che sotto sotto appoggia Putin, a vedere che se sei contro Draghi sei uno che sotto sotto pensa che i vaccini provocano l'autismo, che la terra è piatta, sei un fesso. E invece no, c'è tanta gente, guarda che negli ultimi sondaggi quasi il 60% delle persone che invece è contrario alle politiche di riarmo, che sono tutti fessi. O forse, diciamo, è semplice la logica che quei soldi che vengono sperperati
nella produzione militare debbano essere utilizzati a fini sociali. E su questo si può costruire o non si può costruire un grande movimento, anzi ricostruire, perché in Italia c'è stato uno dei più grandi movimenti nel mondo contro le politiche di guerra, e noi ci fregiamo del fatto che la nostra tendenza storica, in particolare con Franco Turigliatto, è stata alla testa di quel movimento. E quando in Parlamento c'erano da votare le spese militari, questo mi dispiace che oggi non ci sia Maurizio Acerbo, ma dovrebbe ricordarlo, chi è che si è opposto anche a costo di farsi buttare fuori da Rifondazione Comunista allora? Siamo stati noi, è stato Franco Turigliatto. E oggi io credo che siamo nella posizione per invocare la Costituzione Militare del Movimento Comunista. Ma la guerra non è soltanto la guerra internazionale, poi Andreu approfondirà sicuramente meglio di me su questo. La guerra è una guerra sociale che viene portata contro i più deboli, contro i popoli. Per stare all'Italia, gli ultimi dati dell'Istat del 15 giugno segnalano che la povertà riguarda oggi il 7,5% delle persone in Italia, un paese ricco, un paese sviluppato, un paese in cui però quasi una persona su 10 vive in condizioni di povertà. Queste condizioni sono destinate a peggiorare. Sono destinate a peggiorare per la dinamica dei salari e per la dinamica dell'inflazione. Quindi per la dinamica del salario reale, di quello che col tuo salario ci puoi comprare. Tra il 1990 e il 2021 l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo, l'unico in Europa, in cui il salario è diminuito del 2,90%. Uno potrebbe dire in Francia e in Germania è aumentato del 30% contemporaneamente, ma non solo in Francia e in Germania, addirittura pure in Grecia è aumentato del 30%. In Grecia, dove c'è stata quella crisi pesantissima che ben ci ricordiamo e su cui abbiamo fatto campagne, dove i tagli dei salari a un certo punto sono stati draconiani. Ebbene, anche in Grecia, mediamente, tra il 90 e il 2021 il salario è aumentato, in Italia è diminuito. Oggi abbiamo un'inflazione che è vicina al 7%, 6,9 il dato di maggio, inflazione che riguarda principalmente i beni energetici, che aumentano del 42%, sono proprio quei beni che non vengono inclusi nell'adeguamento salariale, per esempio contratto dei metalmeccanici attraverso il meccanismo dell'IPCA depurato delle spese per beni energetici, ma anche un aumento dei beni alimentari, dei beni di prima necessità, 7,1%, perché uno dice che si potesse andare tutti al lavoro in bicicletta, almeno sì, a parte che non tutti possono, ma poi c'è un aumento dei beni alimentari e a cascata di tutti i beni, perché è chiaro, diciamo, che poi le fonti energetiche servono per la produzione di tutto. Questo dato del 7% dell'inflazione non si verificava dal marzo del 1986. I più agé fra di noi, me compreso, perché me lo ricordo pure io, lo sanno che cosa c'è voluto dal 1986 per abbattere l'inflazione, lo sanno la guerra che è stata condotta dalle lavoratrici e i lavoratori, il taglio della scala mobile, anzi l'azzeramento della scala mobile, le dinamiche, proprio quelle dinamiche che hanno portato al decremento salariale in 30 anni, che sono state fatte con la scusa dell'inflazione degli anni 80. Siamo lì, punti a capo. Dopo 30 anni, come sul debito pubblico, poi magari se interviene Marco ce lo spiega bene, i sacrifici che ci hanno fatto fare in nome della riduzione del debito pubblico, quando è bastato un attimo a farlo risalire a percentuali che sono andate ben oltre, diciamo, quelle che erano prima delle politiche di sacrificio che erano state imposte per l'entrata nell'Unione Monetaria. I salari ormai, credo che il livello medio, o comunque diciamo il livello di quello che viene proposto ai giovani all'ingresso nel mondo del lavoro, è sotto il livello di sussistenza.
il fenomeno delle persone che si dimettono, che preferiscono non lavorare, è in aumento. Oggi i padroni si lamentano perché un ragazzo non vuole lavorare, preferisce avere il reddito di cittadinanza. È una miseria il reddito di cittadinanza, eh? Noi l'abbiamo criticato per questo, perché non si può campare con 480 euro quello che è al mese. Nessuno può campare con 480 euro al mese, non è dignità. Ma se tu mi proponi un lavoro per cui io devo anche lavorare per meno di 480 euro al mese, ma che stiamo scherzando? E hanno anche il coraggio di andare in televisione, sui giornali, a dire che il reddito di cittadinanza è un problema, è il problema per cui non si trova più forza lavoro. Per forza non si trova più forza lavoro. Guardate, purtroppo, diciamo, noi abbiamo una storia di sconfitte sindacali, disastri da questo punto di vista, per cui diciamo avremmo dovuto essere i sindacati a dire non si trova lavoro a questo prezzo, ma siamo arrivati al livello che i salari sono talmente bassi per cui spontaneamente la gente si rifiuta di lavorare, per cui i bassi salari oggi diventano un problema, scopriamo, anche per Confindustria, perché in alcuni settori non trovano, ne prendo 5 in più, non trovano mano d'opera. E però cosa propongono per risolvere questo problema, no? Cioè, oggi, ieri c'è stato un convegno dei giovani imprenditori che sicuramente non hanno di questi problemi e non percepiscono, o magari percepiscono pure il reddito di cittadinanza, non lo so. Giovani imprenditori, Bonomi ha detto, che ci vuole? Facciamo il taglio del cuneo fiscale, l'ennesimo taglio del cuneo fiscale. Che cosa significa? Perché poi siamo tutti contenti, adesso a luglio ci arriva un bonus, non a tutti, ma a chi prende, diciamo, uno stipendio sufficientemente basso, arriva un bonus di 200 euro. Poi c'era il bonus Renzi, che poi è diventato bonus Conte, lo litigano. Ma che cosa significa questi tagli al cuneo fiscale? Da dove li prendono questi soldi che vengono in tasca ai lavoratori? Li prendono dai lavoratori. Li prendono dal fatto che sono minori entrate per le casse dello Stato. Li prendono da tagli delle tasse. Questo significa taglio del cuneo fiscale. Tra l'altro il taglio del cuneo fiscale non va tutto a vantaggio, si parla di 1.200-1.300 euro all'anno. Non è tutto per i lavoratori, una parte se lo prendono anche i padroni. Ma la conseguenza qual è? È che poi lo Stato non ha più risorse per pagare la sanità, per pagare la scuola. Per chi? Per i figli dei lavoratori, per i lavoratori e le lavoratrici stesse, perché diciamo sono quelli che usufruiscono della sanità pubblica, della scuola pubblica, del trasporto pubblico, manco lo nomino perché ormai diciamo, è una chimera. Quindi si dà l'illusione al lavoratore di prendere 100 euro in più in busta paga quando glieli hai tolti dai servizi che può erogare lo Stato, per non parlare diciamo della riforma fiscale complessiva che hanno fatto, ma non mi dilungo, poi su questo pure forse interverrà Marco e magari la spiega meglio. La guerra è guerra alle donne. Ieri c'è stata la notizia della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha rovesciato una storica sentenza del 73. Guardate che coincidono i tempi, no? La nostra legge, la 194 del 78, negli Stati Uniti e nel 73, che avevano conquistato con le lotte, non con una sentenza, però diciamo poi per il sistema giuridico di quel paese una sentenza fa legge. Nel 73 avevano conquistato il diritto all'aborto, diritto all'autodeterminazione, diciamo, sulle scelte, sulla scelta di abortire. Oggi viene negato. Voi direte, vabbè, sono gli Stati Uniti, c'è la destra neoconservatrice, ci sono i giudici nominati da Trump alla Corte Suprema. No, è una ventata che rischia di arrivare anche in Europa e anche in Italia. In Italia dicono, va bene, c'è già anche in Italia, che va bene, dicono, noi comunque nessuno sta ancora mettendo in discussione la 194. Però vai a sentire Giorgia Meloni che va al congresso di Vox in Spagna e spara sul diritto alla vita,
contro l'aborto. Difende la 194, la Meloni, davvero? La Meloni dice che non vuole toccare la 194 e poi mi difende il diritto alla vita. Che cosa significa? Significa che la 194 te l'hanno già svuotata. A oggi te l'hanno già svuotata. Da una richiesta recente risulta che nel 2020 il 65% dei medici è obiettore di coscienza. Hanno preso 180 strutture ospedaliere, in 26 di queste non puoi abortire perché il 100% è obiettore. In altre 72 di queste non puoi abortire uguale perché il 90% è obiettore. In altre 46 di queste sono l'80% obiettore. In Molise non puoi abortire perché non ci sono medici non obiettori. Devi partire e andare, non lo so, nel Lazio, non lo so, cioè la sanità privatizzata è anche questo, è lo strapotere dei cattolici sulla vita delle donne. Questo è anche la sanità privata. Dove non possono arrivarci perché non possono dire, perché provocherebbero un casino, che vogliono abrogare la 194, te la svuotano. È l'ideologia con cui c'è la 194, pure Salvini ha detto la 194 non si tocca, però difende il diritto alla vita. Cosa c'entra? Ieri a Rimini la violenza sulle donne, ovviamente questo è un problema macroscopico, ma poi c'è il problema quotidiano. Ogni giorno, aprite un giornale, ieri a Rimini una donna è stata uccisa, una donna di 33 anni, una donna giovanissima, è stata uccisa dal suo compagno a martellate. Questa è la realtà dei rapporti di forza fra i generi, in Italia, ancora oggi. Per non parlare delle persone che seguono o che hanno, diciamo, un'identità sessuale diversa, le persone LGBT, eccetera. Ieri Eliana l'ha ricordato, voglio farlo anche io, perché io mi tocca particolarmente, la vicenda di Chloe Bianco. Un insegnante trans che un giorno ha scelto di fare coming out e si è presentata al lavoro nelle sue vere vesti di persona trans e per questo è stata sospesa dal lavoro. Capite l'ideologia che c'è? Non c'è scritto da nessuna parte che puoi sospendere dal lavoro una persona soltanto perché è gay, è lesbica, è trans, è quello che pare a lei. E l'hanno sospesa dal lavoro e questa persona non si è subito depressa per questa cosa, ha portato avanti una battaglia legale, sindacale, per riottenere il suo diritto al lavoro e non l'ha ottenuto perché la giustizia italiana transfobica ha riconosciuto che la Preste aveva ragione, che non poteva insegnare, ed è per questo che questa persona l'altro giorno si è tolta la vita. Ed è per questo che sinistra anticapitalista deve far parte di un movimento per la libertà di scelta, contro la violenza sulle donne e contro le persone LGBT. È per questo che non tollereremo un'altra vicenda come quella di Chloe Bianco in Italia. Ma la guerra, ovviamente, è una guerra sociale che è condotta contro le lavoratrici e i lavoratori. 3 morti al giorno, ormai ci siamo abituati a questa cifra di morti sul lavoro, colpa del supersfruttamento, colpa della precarietà dilagante. A proposito, l'80% dei posti che si sono recuperati dopo la pandemia, perché poi Repubblica fa i titoloni, recuperato a livello pre-pandemia, allora siamo a posto, quel milione di posti di lavoro persi non esiste più, no, sono tutti posti di lavoro precari. Con la pandemia e con la ripresa post-pandemica è aumentata la precarietà ancora una volta. Le persone, l'età media dei lavoratori continua ad aumentare. Gli effetti della legge Fornero ti fanno sentire sempre più e più. Allora una persona è costretta ad andare al lavoro fino a 67 anni ad oggi, perché si sono fermati un attimo, perché siamo stati fortunati che con la pandemia la speranza di vita alla nascita si è fermata. Ma diciamo, se dovessero aumentare le condizioni, di migliorare le condizioni sanitarie di vita, se si dovesse allungare la speranza di vita alla nascita, ci portano a lavorare fino a 70 anni.
Ed è chiaro che è più rischioso lavorare da anziani. Ed è chiaro che è più rischioso lavorare precari sotto ricatto. Ed è chiaro che è più rischioso lavorare con i turni massacranti e i sistemi che impongono oggi nelle fabbriche, per cui lo scorso 31 maggio, per fortuna, torna lo sciopero a Mirafiori, torna la rivolta degli operai che si oppongono ai turni massacranti, così come è tornata in questo ultimo anno la mobilitazione lavoratrici e lavoratori grazie proprio a quel collettivo di fabbrica ZKN, che il 9 luglio scorso ha sfidato la multinazionale che voleva metterli per strada e licenziarli da un giorno all'altro, chiudendo lo stabilimento, entrando nei cancelli e occupando e tenendo in piedi un'occupazione che ancora oggi, a un anno di distanza, resiste, per cui credo che accoglieremo l'invito che ci ha fatto Dario Salvetti a partecipare il 9 luglio prossimo al, diciamo, festeggiamento di un anno di occupazione della ZKN. Festeggiamento che ovviamente non è soltanto una festa, è una prosecuzione della lotta, una lotta esemplare, quella di ZKN, per una parola che è stata tirata fuori da quel collettivo di lavoratori, anzi due: insorgenza e convergenza. Insorgenza per dare il senso che nei propri posti di lavoro, nella società, si può rialzare la testa, perché se il lavoratore sciopera, se il lavoratore non è d'accordo, ha un potere per far valere le proprie ragioni, il potere di scioperare, il potere di mobilitarsi, il potere di mettersi insieme con gli altri e con le altre e riprendere in mano i propri destini. Questa è l'idea dell'insorgenza, è un'idea vecchia ma allo stesso tempo nuovissima, è la vecchia idea su cui si è fondata la storia del vecchio movimento operaio, ma è un'idea su cui oggi si rifonda un nuovo movimento operaio, perché c'è una nuova generazione di lavoratrici e lavoratori che sono disposti a insorgere e di cui, diciamo, la ZKN è la punta, è, diciamo, la sveglia. Speriamo che lo sia, lavoriamo perché lo sia. Ma ci sono anche altri segnali che abbiamo avuto. Intanto la convergenza di quella mobilitazione con altre, la convergenza della ZKN con i giovani di Fridays for Future, i giovani e le giovani che hanno messo in discussione l'indifferenza dei potenti e del capitalismo per il cambiamento climatico e hanno cominciato a fare sciopero prima tutti i venerdì nelle scuole a partire da Greta Thunberg, e oggi lanciando delle mobilitazioni di portata mondiale che ancora portano in piazza tantissimi e tantissimi giovani. Ebbene, l'ultima in Italia si è fatta in contemporanea alla manifestazione del 26 marzo a Firenze, una grande manifestazione, una bellissima manifestazione. C'erano i delegati di fabbrica, c'erano gli striscioni delle fabbriche metalmeccaniche a fianco agli striscioni dei giovani studenti di Fridays for Future, e questa è una cosa fondamentale, è una cosa fondamentale per riprendere, per costruire un nuovo movimento operaio, per riprendere le mobilitazioni. Ma altri segnali ci sono, dello sciopero a Mirafiori ho già detto, c'è stata una ripresa quest'anno del movimento studentesco, giustamente indignato contro il fatto che ci sono state dall'inizio dell'anno due vittime, due studenti mandati in alternanza scuola-lavoro che sono morti nel corso del proprio stage. Ed è importante che ci sia un risveglio studentesco su questo, perché l'idea dell'alternanza scuola-lavoro non è soltanto giustamente un collegamento con il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro, perché non è giusto che debba morire uno studente in alternanza, ma non è giusto neanche che debba morire un lavoratore mentre si guadagna la vita. Ma costituisce anche un'idea della scuola radicalmente diversa a quella che vogliono imporci. Basta con l'aziendalizzazione delle scuole, cioè l'idea che stanno perseguendo i governi da 30 anni a questa parte di fare le scuole sul modello dell'azienda, sul modello della competizione tra studenti, competizione fra insegnanti, competizione fra istituti scolastici.
la competizione sul modello di quella che c'è sul mercato del lavoro, per cui lo studente deve imparare precocemente a mettersi a servizio del padrone, a soddisfare le sue esigenze per avere successo sul mercato del lavoro. E quindi è importante che ci sia stata quella convergenza. Ma ci sono anche altri movimenti in campo, c'è il movimento delle donne che continua a realizzare la grande mobilitazione dell'8 marzo, con non una di meno, contro la violenza, contro le politiche di violenza. Il movimento transfemminista delle donne. E questi movimenti, gli studenti, le donne, i movimenti ambientalisti, il nuovo movimento operaio, devono rimettersi in piedi, e questo è il fulcro della nostra idea politica in questa stagione. Al di là dei programmi, ho parlato proprio poco di proposte programmatiche oggi, poi magari nel corso del dibattito integrerete voi, ma c'è l'idea politica di fondo per la prossima stagione, per l'autunno, di costruire la convergenza fra i movimenti, di ricostruire l'insorgenza delle lavoratrici e dei lavoratori in convergenza con gli altri movimenti. È con questa idea che affronteremo le prossime scadenze. E chiudo, diciamo, facendo una piccola agenda sommaria. Innanzitutto il congresso della CGIL. Molte e molti di noi saranno impegnati in una scadenza importante in cui l'esperienza e le parole d'ordine della GKN, compagni e compagni che faranno con noi il documento alternativo a questo congresso, potrà vivere tra centinaia di migliaia di lavoratori, perché il congresso della CGIL significa fare un'assemblea in ogni posto di lavoro in cui è presente la CGIL. Quindi è un'iniziativa per noi di massa, è un'iniziativa in cui queste parole potranno arrivare a chi non ha e non avrà altra occasione di sentirle. È un'iniziativa in cui si può pungolare l'insorgenza dei lavoratori, si può conoscere quello che le lavoratrici e i lavoratori fanno sui propri posti di lavoro e capire, diciamo, da dove si può ripartire per scatenare un'insorgenza generalizzata. Quindi è un impegno fondamentale per le militanti e i militanti di questa organizzazione. Il documento alternativo in CGIL è più largo di quello dell'altra volta, ma è chiaro, diciamo, che il lavoro da fare è molto, anche per le condizioni sicuramente non facili in cui la burocrazia della CGIL ci mette per fare i congressi. Questo lo sappiamo benissimo. Ma è un elemento fondamentale anche per denunciare la subalternità delle direzioni sindacali, ovviamente anche CISL e UIL, ma che lo faccia anche la CGIL, poi la CGIL di Landini che si era presentato, diciamo, quasi con una aurea di sinistra, ma che ormai credo che sia ampiamente smentita dai fatti e spero nelle coscienze dei più. Nei fatti ha messo la CGIL in una posizione in completa subalternità ai padroni e al governo, anche in questi anni così difficili, dove invece ancora più necessario sarebbe stato l'intervento delle grandi organizzazioni sindacali, almeno per fermare lo sfondamento dei padroni e del governo sulle condizioni di vita e di lavoro della grande massa delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo stati impegnati in alcuni centri con risultati, diciamo, ovviamente non ancora soddisfacenti ma incoraggianti, ma soprattutto con una pratica diversa nelle elezioni amministrative, in particolare a Genova e a Carrara, dove abbiamo costruito liste con altri e dove abbiamo a volte ottenuto, in particolare a Carrara, anche, diciamo, consensi un po' più importanti e che, diciamo, fanno ben sperare per la costruzione di un lavoro futuro. Certo, il terreno elettorale non è il nostro principale terreno, non lo è proprio per scelta, oltre che per le nostre ridotte dimensioni, però non è che non lo guardiamo anche quello. Ieri abbiamo fatto una tavola rotonda per cominciare a cercare di capire cosa si muove nella sinistra. Ci sono due forze politiche, Rifondazione e Potere al Popolo, che stanno facendo un percorso. Non siamo stati coinvolti
Per cui diciamo che per ora guardiamo questo percorso, lo guardiamo con l'interesse di chi pensa che nel momento elettorale non si può esprimere la frammentazione di mille proposte, ognuno con la propria identità, perché non ha senso, non ha senso, su questo siamo chiari, eh? Quello che fa il PCL di presentare in ogni dove riesce la sua lista semplicemente per dichiarare la sua esistenza, per noi non ha senso. Il terreno elettorale, se può essere utile, è quando c'è una proposta elettorale che si presenta con alcune idee di fondo di sinistra, di classe, di indipendenza di classe, che può avere, diciamo, almeno un dibattito più largo, o partecipare a un dibattito più largo per far avanzare e anche per creare quel minimo di fiducia in settori della classe verso un orizzonte politico completamente alternativo al capitalismo. Questo è il faro con cui affrontiamo la questione delle elezioni politiche. Ovviamente non cominciamo oggi una discussione sulle elezioni politiche del 2023, come invece tutte le organizzazioni sinistra mi paiono proiettate già a fare. L'abbiamo detto ieri, l'ha detto Armando, il nostro lavoro è quello di costruire l'insorgenza e la convergenza dei movimenti. Se poi questo avrà, diciamo, una qualche utilità in una proiezione di un voto politico, ci regoleremo a tempo debito rispetto a questo. È chiaro che seguiamo anche il percorso di Manifesta, PAP, PRC, eccetera, ma con questa bussola dell'utilità di un'eventuale proposta elettorale per lo sviluppo dell'insorgenza e la convergenza dei movimenti. E chiudo veramente, perché ho già fatto 50 minuti anziché i 40 che prevedevo, sui nostri compiti, anzi su un nostro compito: la ripresa dell'attività in presenza della nostra organizzazione sul terreno nazionale. Lo abbiamo fatto oggi e lo faremo con future scadenze, ma è importante che tutti i circoli si attivino per costruire nei livelli locali questa convergenza. A Roma la faremo il 30 giugno con una riunione convocata come rete ecosocialista, quindi già un aggregato più grande di noi, proiettata alla costruzione locale della convergenza, ma è necessario che tutti i circoli si attivino in questo senso, che si facciano iniziative sulle tematiche di cui abbiamo discusso in questi giorni, dalla guerra, alla violenza sulle donne, al lavoro, alla convergenza dei movimenti, che si facciano, si riaprano i circoli, si facciano iniziative dappertutto, si costruisca su questo una vera e propria campagna di ripartenza dell'attività politica di sinistra anticapitalista già dall'inizio dell'autunno. Ovviamente saremo impegnati nel mese di settembre, i compagni che sono iscritti alla CGIL nelle assemblee sindacali, ma contemporaneamente facciamo ripartire l'attività dei circoli, rimettiamo in piazza e ritorniamo fra le lavoratrici e i lavoratori, perché sinistra anticapitalista esiste, ha una sua proposta non settaria, una proposta che fa a tutto il movimento e a tutta la classe lavoratrice, una proposta di alternativa al capitalismo per un orizzonte ecosocialista, internazionalista e femminista. Grazie compagni.